Ciao a tutti da Gioia Emilia Romagna. Oggi siamo in diretta e conosciamo la poetessa e scrittrice Paola Mattioli. Ciao Paola, buonasera. Ciao Gioia, buonasera. Sono contenta di essere qui nel blog Gioia Emilia Romagna. Grazie a tutti. Allora, stasera noi ci addentriamo, vogliamo proprio conoscere, scoprirti. Perché sei una poetessa e scrittrice. Quindi io partirei subito con una tua poesia per proprio iniziare a stuzzicare la voglia di collegarsi anche alla gente e poi ti conosceremo a fondo. Vai, Paola. Certo. Leggerò la mia prima poesia dal libro Vorrei, edito Europa Edizione, il mio primo libro. La poesia si chiama proprio Vorrei. Vorrei ricordare e mai dimenticare. Vorrei ancora poter vivere, attimo per attimo, la vita mia. Grazie. Allora, iniziamo a raccontare un po' la storia di Paola. Paola nasce a Bologna, il padre è dermatologo, la madre è casalinga. La famiglia di Paola è una famiglia tipica emiliano-romagnola, dove in casa vivevano nonni paterni e materni. Ha una sorella con cui aveva un rapporto che si alternava dalla complicità alla competizione. La madre casalinga, di nome Viera, faceva anche da infermiera al padre che esercitava la professione anche in casa, dove Paola era colei che gestiva gli appuntamenti ed accoglieva i malati. Paola, una ragazzina timida con una salute precaria, cresceva permaendosi di tabù e timori anacronistici. La scuola magistrale sarà di giovamento grazie alla sensibilità di alcune insegnanti che comprendono il bisogno di evasione di quella ragazza chiamata Paola. Essa incomincia ad uscire dal bossolo, dalla timidezza e dalle sue paure, manifeste ed anche di quelle inconsce. In quel periodo Paola ha 20 anni e scopre la magia e la bellezza dello scrivere. Adesso Paola, voglio che vai avanti tu e ci racconti cosa è successo dopo. Vai, Paola. Dopo i 20 anni, ho ripreso a scrivere dopo i 40, dopo che è morta mia mamma, che è stato molto difficile per me, e praticamente è stato in un modo molto particolare. Io ero attratta da questa stanza dove trovate, dove vedete, era lo studio di mio papà, adesso è diventato il mio studio. Sentivo come un'energia forte farmi entrare dentro questa stanza e avvicinarmi a un cassetto. Più praticamente mi opponevo a questa cosa, ecco, c'era questo problema, la mano destra mi tremava così. Quindi più opponevo l'energia, più era forte. Quindi io lascio sempre, mi ascolto sempre le mie emozioni, quindi mi sono lasciata guidare, ho aperto questo cassetto. All'interno c'era un quaderno romantico degli anni 20, dei 20 anni, con una ragazza su un'altalena. E lì c'erano le mie poesie, le mie prime poesie, una scrittura molto piccola di una ragazza molto timida, quindi sul momento non ho riconosciuto le mie poesie, perché non mi ricordavo quando le avevo scritte, proprio completamente niente. Poi comincio a leggerle e tornando indietro con la mente, ho cominciato a ricordare. E queste poesie le ho fatte vedere a qualcuno, perché ho detto, ma carine, dico, io non me ne intendo. Allora ho fatto vedere, qualcuno mi ha detto che c'era del talento, per cui ho frequentato per 2 anni il laboratorio di parole qui a Bologna, ho avuto il mio primo maestro, e dopo 2 anni, stranamente, ho sentito il bisogno di scrivere. E da lì sono venuti fuori tutti i miei libri, quindi è nato subito Vorrei, la poesia che vi ho scritto fa parte di questo libro, che è un libro suddiviso, sono poesie dei 20 anni, poesie dei 40 anni, quindi eccetera, con disegni della pittrice cervese Roberta Dallara, disegni in bianco e nero, molto particolari. E quindi da lì sono arrivati tutti i miei libri. Ok, allora, quindi i libri che hai scritto, quindi dopo questo cosa sono? Si intitolano Al di là del cielo, giusto? Esatto,
Esatto, al di là del cielo, che sono poesie divise in natura, ritratti d'amore, perché la natura mi carica moltissimo. Quando sono scarica, basta che vada in un bosco oppure guardi una foto di verde, eccetera, di ruscello, che io subito mi carico. Ecco, quindi, esatto. Ok, poi dopo approfondiamo un pochettino più i libri. Poi c'è A piccoli passi, che anche questo sempre un libro di poesie, Esatto, giusto? sono poesie sulla natura e il resto poesie sociali, sul sociale. Andiamo con la Sì, mamma vera, questa Viera. mamma che ti ha lasciato tanto. Sì, Quindi sì. fai un libro che si intitola Viera, un'italiana del 23. Esatto. È un E libro, poi, ecco, sì. va. È un libro particolare perché anche questo è nato in un modo particolare come le poesie. Anche lì, un giorno, senza saperlo, no? Io ho saputo che mia mamma mi raccontava che scriveva le memorie. Diceva, io scriverò qualcosa della mia vita perché voglio lasciare una memoria per voi figli e per chi mi conosce. Quindi quando usciva da questo studio, dove lei scriveva in questa scrivania, usciva molto devastata perché riviveva i momenti della sua vita. Quindi lei diceva che l'infanzia, la fanciullezza erano i periodi più belli della sua vita, mentre la guerra veramente straziante. Quindi io quando dicevo così, dicevo stai attenta, non affaticarti troppo, perché insomma stai male, perché dopo piangeva, mentre scriveva lei veniva fuori delle gran lacrime, proprio stava malissimo. Dopodiché io non ho più chiesto nulla, non mi sono più informata. Ed è successo appunto dopo la sua morte che sono andata in questo studio e mi sentivo attratta verso la libreria, sempre le solite sensazioni, no? Ma in maniera fortissima, e dovevo sempre cercare. E lì in quel momento, ad esempio, invece di tremarmi la mano, avevo tutto il corpo che tremava, come dire, oddio, che mi ero anche spaventata, perché dico, cosa sta succedendo, no? Certo. Mi avvicino a questa libreria, vedo un'agenda Bordeaux, all'interno un quaderno verde profilato di camoscio, lo apro, e vedo la scrittura di mia madre. Un colpo al cuore, subito. Un colpo al cuore. E lei c'era appunto già all'inizio del titolo, c'era scritto il titolo del libro. Le ha cominciato a raccontare la sua infanzia e la sua giovinezza. Quindi in quel momento io mi sono sentita quasi veramente male. Ho cominciato a leggere per curiosità, perché mi attirava, allo stesso tempo avevo Certo. la sensazione di sofferenza, di dolore, ma allo stesso tempo avevo anche la voglia di leggere cos'erano queste cose. E ho cominciato a pensare a tutto quello che lei mi diceva, quindi le cose che mi aveva detto oralmente le ha messe su carta. Quindi ha raccontato la sua infanzia, la sua fanciullezza, poi la Seconda Guerra Mondiale. Logicamente il libro, il quaderno era un po' corto, per cui ho fatto delle interviste tra amici e parenti di mia iniziativa così e ho raccolto tutto il materiale. Quindi è venuto fuori questo libro di cui lei voleva Immagino. tanto che fosse pubblicato. Quindi io sono diventata scrittrice senza saperlo, solo seguendo le mie Quindi emozioni. doveva essere, ma diciamo che allora la tua mamma era scrittrice in fondo. Cioè, quindi perché lei ha scritto, ha lasciato qualcosa per te. Questo è bellissimo, questa congiunzione, quest'unione che te non sapevi, che poi hai scoperto in questo studio di tuo bambino, che a questo punto ha una gran carica, Una gran... di unione, di famiglia, di sentimenti. Sì, è stata Quindi, veramente una cosa forte, veramente. no, perché cioè, è una cosa particolare, una cosa strana Sì, di questo Gioia, così. fatto. Purtroppo io ho questo studio, ero su di mio papà, quindi io me lo ricordo bene quando visitava, e quindi è stato trasformato adesso il mio studio, poi c'era ancora la scrivania di mio papà e mia mamma appunto scriveva da questa scrivania ed è un luogo proprio veramente molto caro per entrambi. Diciamo che è il luogo del tempo. Lo possiamo Sì, chiamare lo studio il luogo del tempo? certo, Possiamo dargli questa definizione che sì. unisce il passato, il presente e anche il futuro. Certo, sì, proprio così.
Allora, dopo questo libro che hai scritto della mamma Vera, che appunto è la storia della nascita della mamma, quindi la seconda guerra mondiale, quindi un libro pieno di sentimenti, però dopo questo libro tu hai scritto Vera, ricette e proverbi romagnoli, perché la Esatto. tua mamma era una casalinga, quindi Sì, esatto. cucinava e cucinava anche bene, credo proprio. Molto bene, e ho scoperto le sue ricette in un'agenda, anche lì un'altra agenda, Vedi. per puro caso. E io ne ho scritte qualcune, questo libro, sono tre libri, se ve li faccio Ecco, vedere. facci vedere, sì, Allora, che è l'ultimo libro poi che hai scritto. esatto, è uscito l'anno scorso, Vera, ricette e proverbi romagnoli, antipasti e primi, poi ci sono secondi di edizione Wii, secondi, contorni e formaggi, e poi ci sono i dolci. Ecco, Proprio il libro è tutto. molto particolare perché oltre alle ricette, che sono ricette scritte in italiano, però con la traduzione in romagnolo, e ad ogni ricetta abbinato un vino, ci sono anche le curiosità, in più anche la storia dei romagnoli. Quindi è un libro storico-culturale di una volta. Quindi sono ricette del passato, dei contadini, come le facevo una volta, ad oggi. Capito? Quindi c'è tutta la storia della Sdora, che era la donna, non so se conoscete, la Sdora che si occupava Un po' della perso, cucina. ecco, aspetta che ti avevamo un po' perso, siamo arrivati alla Sdora. Ecco, La Sdora la storia era della Sdora romagnola, la Sdora Sdora. Romagnola che si occupava della cucina. Ecco, questo libro è stato fatto insieme a un'altra mia amica romagnola, infatti lei ha fatto la sinossi, dopo se mai ve la leggo, e Certo. dall'interno, vi faccio vedere, adesso ad esempio, e all'interno c'è una dedica a mia mamma che dice: "Io ricordo di Vera e delle privazioni subite durante la Seconda Guerra Mondiale", e questa è la foto della mia mamma. No, che La mia bella, mamma ha tutta vestita di 24 bella, anni, capito? bella, tutta vestita di bianco, bella, sembra una sposa, bella. E poi all'interno c'è un articolo che dice: "Chi non mangia ha mangiato". All'interno ci sono appunto una serie di informazioni, come sono i romagnoli, come amano mangiare, la tradizione, l'importanza della tradizione dei romagnoli, l'importanza che non è solo un modo per mangiare, ma di condivisione, accoglienza e Certo. condivisione. Quindi questo è il modo anche di stare sotto la tavola, sempre sotto la tavola, perché a noi piace stare a tavola. Il vino che viene sempre offerto, mia mamma quando arrivava qualcuno offriva sempre un bicchiere di vino e faceva accomodare e chiedeva: "Avete bisogno? Ha bisogno di qualcosa?". Ecco, l'accoglienza e la condivisione era importantissima, per cui c'è proprio una storia e cultura all'interno. In più anche, come vedete, la cucina romagnola con tutti i vari strumenti. Ecco, all'interno io parlo Certo. anche degli strumenti che vengono utilizzati, scritti in italiano, poi tradotti in romagnolo. Capito? Per cui praticamente ci sono varie, ad esempio, non so, quando tenevano il cibo, si chiama madia, la madia è praticamente una dispensa dove veniva messo, ad esempio, tutto il materiale, capito? Tutto il mangiare. Quindi, e poi come si chiamano le varie cose, ad esempio, non so, le stoviglie, strofinacci. Si chiamano stropal e diverse, strofinacci e delle stoviglie, poi il grembiale, grambiel, ci sono vari termini, Certo. i romagnoli tradotti in italiano, tra parentesi. Quindi tutto il passato contadino di una volta, che insomma adesso è un po' carente, nel senso io ho dei parenti ancora in Romagna e parlano ancora in romagnolo, io certe volte anch'io parlo ancora in romagnolo, a volte mi piace dire qualcosa in romagnolo, ecco, perché io amo molto insomma, la mia lingua romagnola. Soprattutto perché sono nata a Bologna, però mia mamma era di Alfonsine, provincia di Ravenna, e poi io avevo una bisnonna creola dell'Argentina. Quindi c'è tutto un misto di sangue pazzesco, particolarissimo, e quindi ci tengo molto a queste tradizioni, a questo sangue. E poi all'interno appunto ci sono anche come viene festeggiato le varie feste, il Natale, la Pasqua, i cibi che vengono utilizzati, perché ogni festa c'è un cibo particolare, le ricorrenze, la nascita di un figlio, insomma ci sono una serie di notizie, vi faccio vedere un po', è tutto molto scritto, Certo. molto interessante, capito? Per chi vuole sapere come sono i romagnoli, la storia, la cultura, quindi sono scritte in italiano. Attraverso il mangiare e il bere, quello che ci piace fare. Esatto.
Poi non so, adesso, a parte con gli antipasti, ecco, la piadina romagnola, ok? Come abbiamo fatto una volta, abbiamo fatto con lo strutto, perché l'olio non c'era, quindi vedi, Certo, sono tutte certo. tradizioni e, capito, fatte in un certo modo. Mi faccio venire fame come faccio anche in Sì, altre io ho periodi. appena mangiato, ma mi stai aprendo di nuovo la pancia di Esatto, i costini di fame. fegatelli, e così ci sono gli Ost, antipasti, vero? Esatto, poi ecco i cappelletti, i caplet, come diciamo noi romagna, i caplet, i capletti, i capelletti. Poi va bene, poi ci sono i mantagliati, ci sono i, insomma, anche c'è anche una minestra che si chiama tritatura, che è detta tardura. Questo è il resto della sfoglia, cioè quando rimaneva la sfoglia, non si butta, in Romagna non si butta mai via No, niente, si no. raccoglie tutto. E sapete bene, e quindi veniva fatta questa minestrina piccolina in brodo col brodo di pollo, chiaro, non di dado, perché è proprio quello assolutamente no, Certo. col brodo di pollo della gallina, no? Ecco, e bella gallina, che bella grassa, ecco. È gallina vecchia, fa E buon brodo. esatto. Infatti veniva ammassata poi la gallina più vecchia, perché così aveva il brodo migliore, capito? Quindi vedi tutta una serie di indicazioni. E poi ci sono i quattrucci, i quadrettini, ci sono una serie di ricette varie, ecco, con abbinati i propri vini e poi le curiosità, i tagliolini con gli strigoli, particolari perché gli strigoli Oh. è un'erba e c'è solo in Romagna, qui non si trova, capito? Sì, Particolarissimo. bisognerà l'andiamo io la raccolgo ogni tanto nei campi Infatti, quando esatto, ci brava sono. Gio, infatti i romagnoli domenica di solito vanno a raccogliere in campi questa erba per farsi questo piatto meraviglioso. Vabbè, tagliatelle con ragù si conoscono, eccetera, però Certo. polenta, eccetera. Poi dopo, quando si parla dei secondi, invece, ecco, i secondi, ci sono dei secondi particolari, cioè sia la Vai. carne che il pesce, capito? Quindi, ad esempio, no, il famoso fegato di maiale, Ecco, capito? questo non Ecco, l'ho con la mai. rete, che non conosci, immagino, vero? No, 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 no. Le frattaglie di pollo, Ecco, anche quelle sì queste le conosco. sono buonissime, una E cosa io non le ho mai pazzesca. mangiate. Io sì, col sugo di pomodoro d'amore, la cotoletta in umido, cotolette fritte, okay, la farona con le patate, il coniglio arrosto, questo si conosce. E poi dopo, ad esempio, non so, il pane fatto in casa, il pane comune fatto al forno, la mostarda con le mele che viene accompagnata all'esso. Osta, sì, Faccio buono, sì, no, io una gran fame. Guardate che sì. bella mostarda con le mele. Una Ah, mia meraviglia. bella, ma la tua mamma ti cucinava proprio bene. Sì, ma lei faceva la sfoglia, eh? Lei si alzava alle 5 Sì. del mattino e faceva la sfoglia. La La sdora. sdora, la classica sdora. E poi praticamente poi ci sono i contorni fatti, non so, con fiori di zucca, abbiamo le patate arrosto con rosmarino, il pinsimonio, i pomodori alla griglia, ecco, vedete, poi metto tutte le foto. Pomodori alla griglia, che sono buonissimi da mangiare con la carne alla griglia, i pomodori gratinati, vedi, che c'era l'aglio, il prezzemolo, il pan grattato, che sono la fine del mondo, che te ne mangi 200 di questi, perché Sì, è vero. non senti. Vabbè, poi ci sono i radicchi di campo, perché questi di campo sono proprio della terra, che hanno un sapore che è Certo, meraviglioso. con la piadina e la suola, La la piglia e la fiadina. suola. Esatto, con la piadina, che è una meraviglia. Poi arriviamo ai dolci. Ecco, i dolci sono particolari. La ciambella viene sempre servita a fine pasto, perché è quella più rinomata. Ecco, i dolci abbiamo il castagnaccio. Ecco, Ok? perfetto. Molto buono anche questo. Il ciambellone, che si chiama zamblò. Ciambellone. Buono, Buono. buono, buono con la crema Esatto, e poi c'è la crema al limone, che questa è guarda, una cosa che quando la mangi non ti basta mai, perché non sei mai vero. soddisfatta. Le frittelle di riso, che sono una cosa Non le ho mai mangiate. te le consiglio, perché ne mangi una, ne mangi 200, perché dice sempre, Ecco. ma dice sempre, ne ho mangiata una, però non l'ho sentita. Devo Quindi mangiare va l'altra. a mangiare ancora, capito? Ne mangiare una serie, perché erano troppo buone, capito? Ecco. Poi abbiamo, vabbè, la marmellata di mele cotogne con il rum. Questo vabbè, eh? Poi abbiamo le castagnole di Romagna, le castagnuole, si dice, eh? Sì, le Castagnole romagne castagnole che conosci, che per usate carnevale. anche a carnevale, le chiacchiere di carnevale. Sì, le chiacchierone. Esatto.
Poi le tagliatelle di carnevale invece. Queste non le ho mai mangiate neanche io, queste non le ho mai Queste mangiate. sono una cosa che se le mangi con lo zucchero caramellato sopra, perché fai mettere lo zucchero nel tegame, quindi diventa caramello, è una cosa che se ne mangi una non ci sta più, te lo dico. Mi sa che noi mangiamo tutto, ci va Esatto, bene mi sa tutto. che me. Poi c'è la zuppa inglese, che è una cosa, la zuppa inglese la Sì, è conosciamo tutti, che è la fine del mondo, vero? A la testa. mia preferita. Esatto, che è una meraviglia. Poi questi sono sabadoni romagnoli, che sono molto particolari, anche questi non so se li Questi conosci. non so cosa sono i sabadoni I romagnoli. sabadoni romagnoli sono praticamente fatti con le castagne secche e il cacao, quindi sono ripieni. Bene, ripieni, ed c'è sempre, poi c'è che viene, ci si mette anche lo sciroppo di mosto cotto dentro, vedete? Pensate, quindi c'è anche la ricetta dello sciroppo di mosto cotto lì. Certo, sì, questo. Cioè, quindi praticamente c'è tutto qui. C'è tutto, Cioè, non c'è qui si. niente di solo da mangiare, e poi dopo chiudersi in casa, perché dopo uno diventa enorme, o fare una dieta dopo di purificazione, perché uno, capito, non ce la fa più Oppure queste cose. uno può prendere i libri e aprire anche un ristorante, perché credo che se faccia tutte queste ricette avrà la fila fuori che devi Certo. prenotare 3 mesi prima per mangiare. Infatti, perché sono buonissime. E poi sai, il vino abbinato, c'è scritto anche i vini abbinati, ho messo anche i vini abbinati ad ogni ricetta, parlo anche dei vari vini, il Trebbiano, il Sangiovese, il Sangiovese è il re del vino rosso. Capito? Poi c'è l'Albana che è la regina, poi c'è il Pagadevi, c'è solo una serie. Io l'ho sentito tutti perché io amo molto il vino. Io sono una che amo il vino, la romagnola, io l'adoro. Certo. Non potrei, quando inizio un pasto, io devo avere il bicchiere del vino, se no non riesco a mangiare. Ma ascolta, allora, questi libri, questo libro che sono poi 3 libri, è Esatto, l'ultimo che hai scritto, sì, ok? esatto. Quindi questo dove lo possiamo trovare? Allora, li Spieghiamo. potete trovare su Amazon.it, IBS, nelle librerie anche. Ok, allora, quindi questo è il tuo ultimo libro. Sì. Però noi adesso abbiamo un pochettino, allora, la mamma Viera abbiamo visto che ti ha lasciato tanto, perché ti ha lasciato il libro delle ricette, che questo è un tesoro, eh? Esatto, Questo è un un tesoro. tesoro. E poi la storia della vita, perché questi sono dei tesori, perché a volte adesso diciamo che sono passati un po' degli anni e quindi i nostri nonni non ci sono più. Quindi quel momento storico è venuto un po' a mancare se non ce l'hanno. Quindi ti ha lasciato veramente, possiamo dire, un tesoro con questi scritti. Cioè, devi essere proprio Io sono molto fiera. contenta e volevo leggervi la sinossi della mia amica Flavia, perché Vai, appunto vai, vai. Nola e ha scritto, dunque aspetta, vi leggo la prima, che è molto bella la prima, in Vai, vai, vogliamo sentire particolare. perché. L'amore per il cibo non è solo fine a se stesso in Romagna, è tradizione storica e cultura di questa terra forte e generosa, della sua gente sincera e passionale. Oggi, come allora, la vera amicizia nasce a tavola, gustando una piadina calda farcita con prosciutto o squacquerone, godendo di un buon piatto di cappelletti in brodo, condividendo la gioia di un buon bicchiere di Sangiovese. Vedi? È vero? Questa è poesia. Cioè, Sì, è poesia. è vero, è poesia. È così, quindi non è solo il cibo. Quindi invito chi lo compra, a volte a guardare le ricette, come dico sempre, è bello perché capisci com'è il popolo romagnolo. Il popolo romagnolo è un popolo di accoglienza, di tradizione, di condivisione. Nelle tavole romagnole, ad esempio, se c'eravamo tutti insieme anche in casa mia, si parlava dei problemi. Ecco, c'era il cibo, può essere anche poco, un bicchiere di vino, soltanto il pane, ma era importante la persona. Per cui se arrivava una persona che la vedevi un po', insomma, triste, così si chiedeva sempre cosa c'è, cosa succede. E si aiutavano le persone nei loro problemi. Quindi è molto importante questo, una cosa che adatta un po' al giorno d'oggi, no? Che si tende un po' a essere un po' più individualisti piuttosto che Vero. nell'aiutare gli altri, ecco.
E nella mia famiglia era questo, mia mamma ha sempre aiutato e ci ha sempre insegnato ad aiutare le persone, perché è nel nostro DNA e nella nostra famiglia dei romagnoli. Quindi c'è questa accoglienza, questa condivisione all'ascolto, che è diverso da Che sentire, importante. ok? È All'ascolto vero. delle persone sofferenti, perché noi tendiamo sempre a allontanarci, invece le persone che soffrono hanno bisogno d'aiuto, bisogno, sono persone che hanno un patrimonio interiore. Quindi mi è stato insegnato, come nella storia che tu hai letto, la mia biografia, a sempre avere rispetto delle persone sofferenti. Quindi come mia mamma faceva l'infermiera, come io accoglievo i malati, mio padre diceva sempre, mi raccomando Paola, delicatezza, rispetto, educazione della persona sofferente. Quindi ho questo insegnamento che mi è stato dato. E quindi me lo porto avanti perché credo in tutto questo, capito? E quindi io accoglievo le persone, le facevo sedere nella sala qui, gli davo da bere, avete bisogno di qualcosa, volete qualcos'altro. E poi, capito, stavo lì in attesa che venisse qua nello studio per fare la visita. Mio padre era una persona, non perché fosse mio padre, ma non so se vi ricordate, a me mi ha sempre molto ricordato la storia. Questo è un film che è stato fatto negli anni 70, 60, 70, la film della Cittadella con Alberto Lupo, non so se qualcuno se lo ricorda. Il medico di famiglia, il medico che è nell'ascolto dei pazienti, sempre disponibile. Mio padre era così. Mio padre entrava in studio, qua finiva molto tardi, ma per l'ascolto delle persone sofferenti, perché diceva, lui proprio amava, cioè non c'è solo. Cioè, per lui il lavoro di medico, dermatologo, anche psicologo, era proprio una missione. Ecco, non lo Certo. vedeva come un lavoro, ma una Un missione. lavoro. All'ascolto delle persone sofferenti ci deve essere rispetto ed È educazione. vero, è E vero. quindi beh, io sono da su con questi valori, capito? Che metto anche in pratica fra le persone che conosco, eccetera. Quindi il rispetto basilare, addirittura lui era una persona, pensa, ti dico anche questa, che al giorno d'oggi non esiste più, perché una realtà così non c'è. Quando qualcuno non riusciva a pagare perché venivano dai contadini, sai che vivevano la terra, coglievano un po' come le storie delle cete che vi ho Certo. raccontato, e non avevano i soldi, dicevo, dottore, io non ho i soldi, non ha importanza. Acqua che uova per mia moglie che deve fare la sfoglia? Portava delle uova, una gallina, deve fare la sfoglia. Mia moglie deve fare la sfoglia, quindi c'è bisogno di queste cose. Noi siamo già a posto. Vedi la solidarietà. Vedi? Quindi mio padre non è mai stato ricco, mai. A lui interessava la ricchezza, gli interessava che la gente stesse bene ed era sempre disponibile a tutte le ore, non c'era l'orario dal pomeriggio alla mattina. Che ha bisogno? Pronto, sono qua. Anche al mare. Lui diceva dove andavamo al mare, io ci sono. Se qualcuno ha bisogno, io sono là. Cose che al giorno d'oggi non esistono assolutamente, ma proprio siamo su un pianeta completamente fuori, hai capito? E È lui proprio vero. amava i suoi pazienti, le amava tanto, e poi gli chiedeva sempre: mi raccomando, mi chiami, faccia sapere. Ma dottore, la disturbo, non si deve preoccupare di questo, io voglio sapere come sta. Vedi, come hai detto te, è una missione, non è un lavoro. No. Adesso noi lavoriamo. Una volta c'era la missione. Esatto, sì. Esatto. Adesso si lavora per avere uno stipendio, non perché ti piace lavorare. Lo stipendio certo ci vuole, ma Certo. prima il lavoro, la passione, metterci l'anima. Sì, perché Lo fare il stipendio è la. medico, no, cioè veramente una cosa, devi parlare con le persone, non è che ti Certo, devi siedi, conoscere. capito? Devi sapere anche non solo quello di cui hanno bisogno, ma delle volte hanno bisogno proprio di parlare. Mio padre diceva, hanno bisogno di parlare, di dire le loro sofferenze e devi stare ad ascoltare se sei un medico. Certo. Dall'anima, è chiaro, non un medico che sta lì seduto, che dice quanto è tariffa 200, arrivederci. No, non è così. Allora, capisci, non è questo modo di Sì. farlo. Quello non è un medico. Ecco, secondo me. No, è Invece, vero. ecco. Allora, torniamo alle poesie. Sì, dimmi. Allora, a piccoli passi. Allora, ci vuoi leggere una poesia? Ce l'hai una poesia da leggerci di Sì, piccoli passi? Vai. una poesia che dedico a tutte le donne in ascolto. Oh, vai. Donne,
Donne soppresse o maltrattate, donne sole e abbandonate dalla società, donne senza scampo, donne marginate per cultura, lingua e religione, donne che affrontano con coraggio la vita, donne fiere di esserlo, che diventano maschi in un mondo di maschi. Donne, recuperate la vostra essenza, la magia femminile, donne che portano la voce come una bandiera. Bella, e questa poesia di questo libro Piccoli Passi, ci vuoi raccontare? Vai, ci vuoi Sì, raccontare? allora Vai. questa poesia è stata utilizzata, è stata segnalata dalla critica, viene utilizzata per la festa della donna perché è stato detto che proprio è un inno, un prendere spunto, mettere in evidenza l'importanza delle donne, che non ha tutte le donne, che ha religione, cultura, cioè nessuno è italiano, straniero, tutti insieme, ok? Quindi è stata segnalata dalla critica per questo aspetto e quindi viene utilizzato anche nella festa della donna, per tante altre cose, per manifestare la donna, per fare la festa della donna, per far capire che la donna è importante in questa società. Dare un rilievo alla donna è fondamentale, perché la donna è anche madre. Quindi dare importanza all'aspetto femminile della donna, che spesso viene trascurato. Quindi, come vediamo, no? Tutte le varie problematiche che ci sono, tutte le violenze, eccetera. E quindi l'importanza di mettere in evidenza il suo ruolo. Ma bello quando dice donne fiere di esserlo, che Sì. diventano maschi in un mondo di maschi. Sì, perché nell'ambiente del lavoro molto spesso la donna non viene valorizzata nel lavoro per quello che è. Ecco, quindi deve lottare per il lavoro, per avere una posizione, viene sempre messa a secondo piano e invece c'è bisogno di dare maggior spazio. Ecco. Io non sono né femminista né niente, io dico, penso che ci debba essere rispetto. Educazione da ambo le parti, sia donne che uomini, però purtroppo questo spesso non avviene. Quindi, capito? Quindi c'è questa frase che ho messo apposta ed è una poesia che è nata, pensa, in autobus, perché nel vedere una scena di un uomo che non ascoltava la propria donna, anzi quasi la trattava in maniera in minoranza, ecco. Mi è venuta questa rabbia, sono andata a casa subito, boom, di getto, è venuta fuori, così un lampo, subito, questa poesia, dico perché c'è bisogno di far capire agli uomini che le donne ci sono importanti, come è importante che l'uomo, ma si deve rispetto, capito? Non dare importanza a solo se stessi, perché la donna, anche lei, ha un ruolo importante in questo ambiente, no? Quindi dare valore per quello che è lei, questa persona. Quindi nell'ambito del lavoro spesso ho anche sentito donne che dovevano fare i maschi per avere ascolto, okay? Perché se no non avevano riconosciute il loro valore di femmina, capito? Quindi mi Certo. sembrava giusto evidenziare questo aspetto. Certo. E poi tu hai detto che le poesie ti vengono dalla pancia, Sì, quindi come questa. sì. Dalla pancia, tutti i miei libri sono i miei figli, io dico sempre che sono i miei figli perché sono nati così. Io, a volte mi chiedono anche, non so, di insegnare, di fare corsi, no, di poesia, però dico, guarda, io non troppo, cioè non posso farlo perché mi nasce dalla pancia, io sono quella che metto in pratica ciò che mi viene detto. Quindi non posso insegnare agli altri di ascoltarsi la pancia, cioè, non so, capito? Perché la mia è una cosa Certo. che è nata, io, vedi, l'ho scoperta in questo modo. E quindi io li vedo addirittura, io vedo i miei libri, vedo le copertine, vedo i titoli, vedo come devono essere fatti dalla pancia. Penso a te, penso a te. Allora, e adesso andiamo all'altro libro Sì, al di là del che, cielo. ecco, Al di là del cielo, sempre edizione. Pentago. Pentagon, Come a eccolo, piccoli eccolo qui. passi, ok, mentre Europa Sì. vorrei detto che edito Europa Edizioni, l'ho già detto, vero? Sì, Sì. Europa Edizioni,
questi due Pentagon. Al di là del cielo, un libro, sempre con disegni da Beatrice Cervese e Roberta Dallara, che è una signora che ho conosciuto a scuola perché era la mamma di un mio bimbo. Penso, e quindi nel parlare, tutto fuori che lei disegnava, e quindi sono stati creati questi libri con questi disegni molto particolari. Io poi amo molto il bianco e nero perché c'è molto modo per, insomma, andare in profondità. Allora, da questo libro leggo Al di là del cielo, dopo vi parlo di questo libro. Vai. Spazi aperti, profumi e melodie nascono, mondi incantati crescono, energie nuove si incontrano, colori e magie si fondono in unico legame, unico in assenza di parole, che mi trascina lontano, là dove nasce il sole. Questo è una poesia che è nata anche questa dalla pancia, e mi è stato chiesto perché Al di là del cielo, perché al di là del cielo ci sono tutti i sogni, tutto si può avvisare, si può realizzare, i sogni sono la realtà, se uno crede nei sogni, l'importante è credere sempre in primis, noi stessi dobbiamo credere i sogni, perché se devono credere gli altri... Esatto. Quindi se noi non crediamo ai nostri sogni, neanche gli altri crederanno a noi, no? Ecco. Certo. Quindi è importante credere ai propri sogni. E questo libro è suddiviso in natura, poesie sulla natura, sui ritratti e sull'amore. Natura perché io dalle poesie mi carico. Per cui quando sono scarica, vado in un bosco, il verde, il contatto della clorofilla, le accarezzo, sento i profumi, oppure anche da una foto soltanto mi carico. Di energia proprio, di linfa vitale, di linfa verde, quindi è una cosa meravigliosa. L'amore, poesie sull'amore, un po' così di Lia, eccetera. Ritratti perché io faccio poesie su richiesta. Ho anche questa capacità che da una foto, infatti dopo vi leggerò semmai quell'altra poesia che ho, che si chiama Risaie, che forse non ho letto. No, infatti non l'hai letta. Ecco, questo esempio, poesia Risae, nasce da una foto di un paesaggio. Quindi da un paesaggio che mi hanno chiesto di scrivere è nata questa poesia Risae, che dopo semmai ve la leggerò. Quindi da una foto, che può essere la foto di una bambina, di un battesimo, di un matrimonio, addirittura scrivo poesia anche per i morti. Vi dico solo questo anche, perché nascono dalle persone morte. Io dedico anche le poesie delle persone che sono morte. Quindi da una fotografia, eccetera, io scrivo poesie su richiesta. In 3 giorni, praticamente contatto la persona, poi se la persona piace bene, se no sono in grado anche di aggiungere cose che la persona mi vuole di mettere, e di conseguenza questo è quanto. Perché attraverso gli occhi io riesco ad andare in profondità. Oltre a quello. Non è facile, perché un conto la poesia, anche io ogni tanto ho scritto poesie, ma mi vengono. Ma se io devo pensare adesso di guardare una cosa e farmi venire una poesia, non ce la posso fare. A me viene subito, perché gli occhi, io sono molta, guardo le persone sempre molto negli occhi. Infatti delle volte quando incontro qualcuno, dico in premessa, non ti meravigliare se ti fisso, perché io amo molto guardare i tuoi occhi, perché emanano qualcosa che mi colpiscono. E da lì gli occhi sono lo specchio dell'anima, quindi se tu sei così sensibile, perché abbiamo capito che sei una persona molto sensibile, quando guardi gli occhi riesci veramente a vedere l'anima della persona. Sì, riesco ad andare in profondità, riesco a vedere, infatti ho anche una mia amica, gli ho scritto una poesia, che mi ha detto: Paola, dai, scrivi una poesia, mi ha mandato una foto, ma come hai fatto a capire dagli occhi determinate cose? Ecco, mi ha detto così. Allora, ci leggi Risaie? Sì, leggo Risaie. Vai, vai. Risaie al tramonto. Risaie ricordano le mondine che intonavano canti malinconici nelle giornate del raccolto. Sentieri stretti sugli argini, coperti da arbusti e licheni. Lucentezza dell'acqua in un sole tramontato. Le risaie, belle, per le mondine. Quindi bello, stupendo, infatti le mondine sono una cosa meravigliosa, i loro canti, io sono affascinata da queste cose. Sì, infatti i canti delle mondine. Esatto. Allora,
Quindi diciamo che adesso il tuo primo libro Vorrei, che è appunto la raccolta delle tue poesie dei tuoi 20 anni, è il primo libro che hai scritto. E quindi ci vuoi dire qualche cosa che abbiamo dimenticato sul tuo primo libro, che è stato quello che ti ha praticamente dato l'energia per partire? Certo, è Che un tu libro. l'avevi Sì, dentro da l'avevo già 20 anni. dentro, perché sì, io sì da bambina poi, come tu hai detto prima, io imparavo le poesie a memoria. Sì, come faceva a scuola, facevano così, Esatto, impara la poesia a e poi memoria. dopo le dicevo con i toni, con le pause, come le stessi recitando, e quindi una cosa si vede che era già innata dentro di me, senza saperlo. Quindi questo libro è diviso in poesie dei 20 anni e dei 40 anni. Si sente la differenza perché ha letto questo libro, poesie dei 20 anni, poesie molto di vari temi, sul silenzio, sulla solitudine, sui ricordi, sulla malinconia. Si vede un po', diciamo, la bambina che nasce, no? Di quando ero appunto a 20 anni, un po' una bambina ancora sognatrice, ecco, diciamo. Invece le poesie della maturità c'è un salto, per chi l'ha letta ha detto c'è un salto di preparazione, di studio, perché si sa che si studia, logicamente, non è che Certo. uno nasce imparato. All'interno di questo libro della poesia della maturità vi volevo leggere una poesia dedicata a mia mamma. Questa è una Vai. poesia che ha partecipato al concorso di Alda Merini. Ah. Una, sì, una sosta nel cammino. Vai. La videro sotto il velo bianco, le copriva il viso, candido, diafano, spalle ricurve dalla fatica, dal dolore o per posa, non so, mani lunghe affusolate. Il corpo così gelido e silente sembra dire: sono qui, silenziosa. Per seguire il cammino. Ma non c'è il pubblico, ma batto Grazie, Gioia, le mani. grazie. Spero di batterle per chi è in ascolto. Allora, adesso noi abbiamo raccontato la storia di Paola Mattioli, che è scrittrice e poetessa. Poetessa e scrittrice. Esatto. Ecco, tutto nasce, secondo me, dalla mamma, per me. Tu hai Certo, preso dalla mamma, tu hai sì, preso dalla mamma, ecco. infatti, sì. E allora, ci vuoi dire adesso i progetti per il futuro? Perché sei un vulcano, quindi Sì, il sono un vulcano, futuro, esatto, è vero. tanto visto, i progetti, io so che hai tanti progetti per il Sì, ci futuro, sono e tanti. uno bellissimo che mi piace molto, vai, raccontacelo. Esatto, allora io ho finito un corso di sceneggiatura perché voglio specializzarmi in questo campo, quindi fare ghostwriter, colui che scrive anche libri per gli altri, sceglierò libri storici da cui fare film. Quindi da questo libro, Viera, un italiano del Vera. 23, verrà fatto un film. Io sto cercando di scrivere la sceneggiatura e quindi verrà fatto un film molto particolare, molto bello, perché all'interno, adesso non vi ho parlato. Ma all'interno ci sono tutte le fotografie anche, guardate, delle persone Mamma qui mia, che parlo. Ok, questa è mia mamma, io sono, bellissima. questa è mia mamma, ecco, una certa età più avanti con l'età. Questa è mia, io sono con mia sorella, quindi, ecco, questa sono io, vedete la faccina timida, Sì. vedete, si vede, e questa è mia sorella invece, Silvia. Ecco, io ho una sorella più grande di un anno. E all'interno di questo libro ci sono tutte le foto dei personaggi di cui parlo. Quindi mia mamma a 24 anni, questa l'avete vista anche nel libro delle Sì. ricette. Poi questa è la foto dei miei genitori quando si sono conosciuti. Guardate. Qui è mio papà, quello che dico sempre, Alberto Lupo della Cittadella. Adesso ve lo faccio vedere meglio perché, eccolo, guardate. Sì, è Ecco, poi dopo ci sono tante foto del libro dove io parlo, io da bambina in braccio a mia mamma,
Vedete? Bello, bello. La Ma dove lo sorella. vuoi Quindi, girare? Dove lo vuoi girare sto film? questo Diccelo, film dicci. verrà girato da Fonsina, il paese di mia mamma, capito? Mia mamma è nata da Fonsina e quindi Sì. verrà girato là. Io devo essere presente ai casting perché mi è stato detto di esserci, perché devo guardare la persona giusta, no? Che deve Certo. interpretare mia mamma. Quindi io devo capire, probabilmente ci vorrà una persona con gli occhi molto forti, molto profondi, perché aveva questi occhi neri di una profondità pazzesca. Ed è un'altra cosa che volevo dire, oltre a questo libro di Viera, trovate tutte le foto di mia nonna, di mio nonno, quindi io ho 29 anni, insomma ci sono un sacco di foto in bianco e Ah, che nero. bella. E poi in più ci sono anche alla fine i commenti miei personali e poi ci sono, ecco, questo libro è stato presentato anche al Festival del Cinema di Roma per un motivo, perché all'interno Ecco. ci sono due stratagemmi. Si parla, no, delle persone. Mio padre nell'ambito medico aiutava le persone, mia mamma nella guerra ha aiutato delle persone, le ha salvate dalla morte. Quindi attraverso due stratagemmi. Prima ha salvato suo padre, in uno stratagemma particolare, dai tedeschi, e altre, un altro, l'attraversamento del ponte, che vi consiglio di leggere perché è veramente di pathos pazzesco, okay? Che è stato letto al Festival del Cinema di Roma da un artista, da un attore, con la musica accompagnata da una chitarra mentre si sentono le bombe, quindi è una storia che parte bassa, in modo basso, poi pian piano aumenta, 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 sale fino ad arrivare al massimo. Quindi il consiglio di leggere perché è veramente grande pathos, e quando è stato letto, ve lo dico, io ero presente lì nella sala all'aperto, c'era un silenzio pazzesco, cioè non volava una mosca perché ti prende internamente. Mia mamma parlava con i tedeschi, la chiamavano grande filù, cioè vuol dire furba, e riusciva a sciogliere i cuori dei tedeschi duri, li faceva sciogliere, li faceva piangere. Sì. Perché delle volte dicevano, sapete, i tedeschi ammazzano i partigiani, 10, no? Quando sono ammazzati Sì. 10, i tedeschi devono il doppio, no? Allora andavano da mia mamma. Cosa dobbiamo fare, Viera? Che mia mamma parlava in inglese con loro. E mia mamma diceva: pensa, se tu avessi la tua famiglia qua, qui, in questa cantina, vedi, dove siamo messi noi, con le maglie, con i pidocchi, non c'è cibo, non c'è niente, cosa faresti? E riusciva a sciogliere che i tedeschi dicevano: hai ragione, Viera, chinavano la testa, così, e scendevano le lacrime. Tanto Pensate. che questi tedeschi davano del cibo a mia mamma e poi diceva: mi raccomando, non dire niente, se no l'ufficiale mi ammazza. Quindi dava cioccolata, le cose migliori, che invece in guerra, sapete, c'era il pane con la muffa, delle Certo. cose. Quindi lei riusciva a fare questo capolavoro. L'empatia. Empatia, grande, le faceva riflettere. La mia mamma era molto religiosa, ecco. Quindi è un libro di grande pathos, di grande interesse. In più all'interno, un'altra cosa che vi dico, un'altra chicca particolare, all'interno c'è anche la figura di mio nonno Silvestro, che è stato quello che ha aiutato la mia famiglia, perché mia mamma ha perso tutto dalla guerra, non più niente. Quindi lui era un architetto, un imprenditore, e quindi ha realizzato delle cose molto importanti per noi. Tanto che, ad esempio, non so, non so se vi piace a voi, chi di voi, chi mi ascolta, o anche a Gioia, se beve l'orzo. O la camomilla. Perfetto. La camomilla, sì, l'orzo non l'ho mai quasi bevuto, mai quasi bevuto. L'orzo l'ha inventato mio nonno. Ma Sì. davvero? Sì. Inventore di miscele con la carruba, eccetera. Ha inventato queste miscele, ha inventato anche il lavoro, ha avuto un'azienda piccolina che ha trovato a Modena, l'ha portata a Bologna e ha realizzato le miscele dell'orzo, la camomilla. Vi dico anche questa azienda c'è ancora ed è a Riccione e Come si si chiama chiama? col nome dell'azienda che era mio nonno, che si chiama La Tassina. La tassina. Ah, La l'ho Tassina. sentita. Esatto, è l'azienda di mio nonno, che adesso non c'è più, logicamente è stata prelevata da queste persone che sono a Riccione. E anche loro, quando ho telefonato, mi hanno detto: ma lei è la nipote di Silvestro, venga! L'ospitiamo, quindi c'è questa cosa meravigliosa.
In più ha inventato un'altra cosa, naturalmente dopo questa azienda lui è stato male, ha avuto un'ulcera gastrodenale, però non si arrende mai, si è ripreso, ha creato un'altra azienda che è San Pietro, di vitelli. E non so se voi sapete, se avete visto nelle aziende agricole, no? Le mucche, mi diceva mio nonno, mi diceva mia mamma, raccontava questa cosa, che le mucche adesso bevono da sole, no? Ecco, lo strumento dove la mucca beve da sola, senza l'aiuto dell'uomo, l'ha inventato mio nonno. Cioè, ma era un genio il tuo Sì, nonno. mio nonno era un inventore, imprenditore e architetto. Allora, la Patrizia che abbiamo in collegamento dice: super, complimenti alla sua vita, super. Sì, no, No. davvero, davvero, proprio, guarda, condivido in pieno. E all'interno del libro c'è anche il disegno di mio nonno, perché era un disegnatore anche, che lui ha Fa inventato anche la pinza tagliafili della Prima Guerra Mondiale. Vi faccio vedere. vedere, facci vedere la foto, dai. Cioè, era un genio, davvero, Quindi noi penso abbiamo che. vinto la Prima Guerra Mondiale perché mio nonno ha inventato la pinza tagliafili. Visto? Ecco. Ho visto, si vede bene proprio che tutta con la scritta, proprio il suo Sì, disegno questo. il suo disegno. Veramente, Quindi, complimenti. Ma quindi voglio dire, noi, poi. no, lo devi dire, cioè, quindi praticamente hai una storia dietro, Paola, incredibile, incredibile. Allora bisogna che scrivi un libro anche sul nonno, Sì, infatti, significa. devo raccogliere un po' di cose anche sul nonno, infatti. Infatti me l'hanno già detto, sì. Farò Devi qualcosa anche scrivere. sì. Ma io dico che ti abbiamo conosciuto bene, chi si è collegato adesso. Adesso noi la puntata la condivideremo e come rimane lì, magari condividetela, riguardatela, Certo. chi si è collegato, perché proprio qui noi abbiamo conosciuto Paola Mattioli, poetessa, scrittrice, abbiamo parlato di ricette, abbiamo parlato di poesie, abbiamo parlato di vita vera, che è la vita, la storia della Seconda Guerra Mondiale, la storia dei nostri genitori, quello che hanno passato, la storia della nostra Romagna attraverso le ricette, Esatto. la storia di Paola, una ragazzina timida che ha scoperto nella poesia è diventata una farfalla, perché Esatto, sì, adesso sì. una donna Adesso di 40 anni. È riuscita a scrivere libri e poi abbiamo scoperto che ha preso dalla mamma, perché poi la sì. scrittrice vera era la mamma, Certo, sì. un babbo medico, dermatologo, un uomo di cuore, un uomo Sì. Infatti. che il lavoro era la sua missione, quindi il nonno, un genio. Esatto, anche quello, sì, certo, infatti. Io credo che, ecco, Patrizia dice, un'anima antica sicuramente, grazie, lo guarderò. Quindi, ecco, quindi io ringrazio di essere stata con noi, ringrazio che ti abbiamo conosciuto, ringrazio che ci hai raccontato tutte la tua storia, la tua vita, tutto. Certo, grazie a Paola voi. Mattioli, Io vi quella che è lascio. Paola Mattioli, Esatto, io vi grazie. lascio i miei contatti di social se volete mi Certo, seguirmi. Allora mi ecco, trovate vai. su YouTube e su Instagram, Paola Mattioli Poetessa. Poi ho una pagina Facebook, Vetrina Poetica di Paola Mattioli. Poi ho un blog www.lepoesiedipaolamattioli.it. Mi potete chiamare, mi potete scrivere se volete una poesia su richiesta, qualunque cosa, non c'è problema. E chi vuole i libri comunque Esatto. li trova. Trova Allora, ridici. su Amazon.it, IBS e nelle librerie. Perfetto, io se non c'è nessuno che vuol fare domande, io direi che concludiamo la trasmissione. Grazie di essere stato con noi, un abbraccio forte da Gioia Emilia Romagna, grazie Paola Mattioli di essere stata con noi. Grazie a Ciao a voi, tutti e grazie buona a Sara. serata. Altrettanto, grazie.